Siamo con Marco Redaelli, head coach dei Bufali di Cernusco. Raccontami la tua partita, un po' di sfaccettature della tua partita, dai. Sfaccettature sono tante, non ho mai vinto una partita sbagliando due schiacciate nell'ultimo minuto, punto a punto. Però forse oggi contava più che la tecnica, il fisico, oggi contava un po' di voglia di vincere in più, visto che siamo due squadre con pochi stimoli adesso in questo momento della stagione, loro sono salvi e forse non riescono ad andare ai playoff, noi siamo praticamente salvi, era difficile oggi trovare una bella partita, infatti il punteggio basso, tanti errori, diciamo che forse nel momento decisivo abbiamo avuto un po' di fortuna, ma anche un po' di grinta in difesa, di voglia di difendere ancora sugli ultimi palloni, così abbiamo potuto eliminare, o meglio non far pesare gli errori di canestro di Traoré da sotto, che purtroppo quando venerdì e lui lavora e la sera deve giocare è molto stanco, diamogli questo alibi. Ha fatto un gran lavoro in difesa, ha fatto altre cose, avesse fatto quella schiacciata forse finiva la partita con un po' più di entusiasmo, però chiaramente a noi adesso vincere una partita in più va sempre bene, fa morale, quindi siamo contenti, va bene così. Ho visto anche una bella vittoria a casa vostra contro il Lentate, siete diventate la Castiga Grandi, vi faccio veramente i complimenti. Adesso andrete a giocare la prossima settimana in quel di? Settimana prossima abbiamo l'Ierna in casa e sì, con l'entrata siamo 2-0, probabilmente è una squadra con cui riusciamo a giocare, con l'Ierna all'andata invece è stata una brutta partita e penso che possa servire da stimolo per fare una partita migliore in casa nostra. Chiaramente da qua alla fine noi vogliamo vincere il più possibile, ragazzi sembra che abbiano ancora abbastanza voglia, speriamo di chiudere una stagione che fin qua è stata molto positiva. Sì, ho visto un ottimo giovanissimo Antelli, che è veramente di grandissimo livello. Sì, Niki, siamo arrivati addirittura al punto che dobbiamo quasi gestirlo per la sua esuberanza, la sua anche un po' di ingenuità. Lui è un ragazzo di 15-16 anni e quindi il primo impatto ovviamente è stato positivo e ha fatto delle cose che nessuno si aspettava. Adesso un po' lo aspettano e lui tende un po' a strafare, lo proteggiamo un po', oggi non ha avuto tanti minuti nel primo tempo, abbiamo preferito tenerlo da parte e farlo giocare poi quando la partita si decideva. Oggi è andata bene, ha fatto ancora qualche errore, però il talento ce l'ha, non diciamo niente, ma si vede molto bene, vi faccio veramente i complimenti, grazie della bella partita, grazie. Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo. Grazie. Bene, Riccardo Losa, ultimo acquisto del nostro basket Rovello, raccontaci un po', prima di tutto chi sei tu e da dove vieni, così anche il nostro pubblico ti conosce. Allora, io sono Riccardo Losa, classe 1994, vengo dalla pallacanestro Cantù e niente, da 15 anni. Da 15 anni di legna a Cantù. Esatto. Perfetto. L'ultimo anno dove hai giocato? Sì. Ho giocato sì, anno 19 lì a Cantù e il Gorla in C1. Perfetto, raccontami adesso un pochino la tua partita, cosa hai fatto, che come l'hai vissuta? Ma allora, sono entrato in un momento di difficoltà e niente, siamo riusciti con una buona difesa a ribaltare un minimo il parziale e niente, purtroppo non è servito. Non è servito abbastanza, abbiamo fatto, come diceva prima Andrea Bosa in telecronaca, abbiamo fatto 6 punti nell'ultimo quarto prima che l'Ale Corno si mettesse la bomba e non si può fare, avevamo difeso molto bene perché Andrea diceva giustamente se noi riusciamo a tenerli sotto 70 e segniamo vinciamo noi la partita, così non è stato perché abbiamo fatto certo. Un sacco di errori in attacco. Hanno difeso molto bene pure loro, erano molto aggressivi, non è stato facile. Però dobbiamo crescere. Come dicevo la scorsa partita, siamo ormai in clima vacanziero, ci siamo salvati, i playoff sono ormai... Come dice il coach, ora ci aspettano quattro finali da giocare. Non possiamo mollare lo stesso, dobbiamo crescere e migliorare sempre. Ci vediamo il 25 di aprile ancora sulle frequenze di Piero da Salonno. Riccardo, alla prossima, ciao, fa bravo.